Ciao belle gente, benvenuti nel mio canale. Oggi vi faccio vedere come ho cambiato le mie unghie da così a così. Sono molto fine, eleganti e semplicissimi da fare. Adesso condividerò con voi tutti i passaggi. Prima di tutto limare le unghie e applicare il gel. Se vi interessa come faccio ad applicare il mio gel, nel prossimo video ve lo faccio vedere. E smalto, faccio un smalto neutro. Dopodiché comincio a fare il disegno con un zuzzicadente semplicissimo, senza troppe attrezzature, ma veramente il risultato finale è veramente molto 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 interessante e molto carino. E in frattempo vi faccio vedere tutti i passaggi per i miei unghie, che sono così orgogliosa. E voglio raccontarvi una storia, anzi vorrei cominciare a raccontare delle storie, se vi piacciono, delle storie di persone reali, persone comuni. Ma prima di tutto mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e lasciatemi un commento se vi piace questa storia o meno, o cosa ne pensate. La nostra storia comincia con Sara. Sara è una ragazza di 15 anni, ha una vita molto privilegiata perché è una figlia unica, quindi è una ragazza molto molto viziata, amata, coccolata dai suoi genitori. Aveva una vita molto felice e lei è una ragazza molto educata e molto felice della sua vita. Finché un giorno sua madre si ammalò, purtroppo con una malattia molto grave. Più passava il tempo, più non riusciva a fare le piccole cose in casa, quindi hanno deciso di prendere una domestica che le aiutava a casa, ma soprattutto stava con loro giorno e notte per curare anche sua mamma. Più passava il tempo, più la situazione di sua mamma peggiora, finché un giorno purtroppo è arrivato il giorno che è morta sua mamma. È cambiata completamente la sua vita. Morta la madre, morta con lei la serenità e la tranquillità. Dopo la morte della madre, non passavano neanche 2 settimane, suo padre si sposa con la domestica. È stato un shock pazzesco, perché questa ragazza non aspettava una cosa del genere. Ma il problema più grande è che durante il funerale della madre, la domestica è entrata nella stanza della madre, ha preso tutto l'oro, tutti i gioielli che aveva nell'armadio. Sara era piccola, ma soprattutto non capiva quello che stava succedendo, non capiva cosa vuole questa persona, perché sta prendendo i gioielli della madre. Ma dopo 2 settimane ha capito perché. Perché il padre era innamorato della domestica. Non ha accettato il fatto, ma non aveva scelta, perché purtroppo viveva da loro e anche era minorenne. Non aveva per niente scelta. E il padre si sposa, felice e contento, giustificandosi che era la scelta giusta, perché lei non può vivere senza una cura. Ha scelto questa donna perché viveva con loro in casa e conosce tutto di lei. L'ha fatto apposta perché così lei sta tranquilla, perché così non si sente sola. Bella giustificazione, vero? Niente, si sposa. Dopo neanche un mese dal loro matrimonio, la madrina trasforma Sara in la domestica in casa. La domestica che pulisce, cucina. Ovviamente quando il padre è al lavoro. Quando il padre torna dal lavoro è tutto a posto, tutto bene, la madrina la tratta benissimo, come fosse non è successo assolutamente niente durante il giorno. La obbliga di non frequentare la scuola, perché con la scusa di ci sono troppi mestieri da fare in casa. Passa il tempo e la madrina rimane incinta. Quindi Sara diventa veramente la domestica ufficiale. Quando ha avuto la prima bambina, ovviamente Sara diventa la babysitter. L'anno successivo un'altra figlia. Ma le sorprese non finiscono qui. Quando Sara ha avuto 19 anni, un giorno
suo padre gli dice: Sara, è venuto un ragazzo a chiedere tua mano per sposarti. Lei, che non conosceva questa persona, non sapeva chi è, non sapeva neanche come si chiama, l'hanno convinta in tutti i modi, ma soprattutto la madrina le ha detto chiaro: o ti sposi o ti sposi. Sara si è sposata con questo ragazzo. Sara decide di sposare questo ragazzo, lo sposa per scappare dalla sua vita infernale, alla speranza che con lui può avere una vita dignitosa. Si sposa, ma purtroppo dopo 3 mesi scappa dal marito chiedendo il divorzio, perché la maltrattava, la picchiava tutti i giorni, l'ha sopportato fino al punto che non ce la faceva più. Allora ha detto: preferisco tornare dalla mia madrina piuttosto di stare qua, da questo che mi picchia tutti i giorni, che prima o poi mi ammazza. Chiede il divorzio, torna a casa dei suoi genitori. Purtroppo il padre si ammalò e di sorpresa morì, e si trova a casa con la madrina e le due bambine, le due sorellastre, non sapendo cosa fare nella vita, finché un giorno un zio, che è un fratello di sua madre, gli offre un'opportunità lavorativa all'estero. Lei lo accolse immediatamente, gli ha fatto il visa, è andata in questo paese dove vive tuttora. Lei ha all'incirca 36 anni, vive felice, contenta della sua vita. Ovviamente per le persone che hanno sofferto, soprattutto da età giovane, riescono a apprezzare tutto nella vita, soprattutto le cose belle. Bella gente, spero che vi sia piaciuta questa storia. Se vi è piaciuta e vi interessa, posso raccontarvi tantissime altre storie di persone reali che ho conosciuto. Come vedete, gente, le unghie sono uscite veramente bene, a parte questo ultimo, e non è che mi è piaciuta la combinazione al contrario col bianco sotto e il neutro sopra. Lo so che ho le mani molto secche, ma adesso vi vado a fare una bella idratazione. Uso il top coat e lo faccio seccare per bene. Questa marca io l'ho comprata da Amazon, se volete sotto vi lascerò il link di tutti i prodotti che ho utilizzato, ovviamente tutti comprati da Amazon, veramente buone, ma soprattutto la lampada veramente mi ha fatto tanto la differenza. Bella gente, se vi piace questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e ci vediamo la prossima volta. Ciao belli!